Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo che vede affrontarsi l'Atletico Dante contro il Baku, Atletico Dante in vantaggio per 3-1, andiamo dal 2-1, andiamo dal capitano Morra Danilo, primo tempo che ti vede protagonista, uno splendido gol lì davanti al portiere. Qual è il segreto della vostra squadra? Siamo uniti, dobbiamo vincere perché dobbiamo fare 12 punti. Va benissimo. Per vincere. Quali sono le tue impressioni di questo primo tempo? Stiamo soffrendo perché comunque ottimi tiratori. A distanza. Però comunque ci possiamo vincere la sta partita. Va benissimo, ringraziamo il capitano dell'Atletico Dante. Morra Danilo. Ora andiamo sulla panchina del Baku. Andiamo ad intervistare il portiere. Tre volte, intervista, ragazzi. Portiere del Baku, il nome? Gianluca. Gianluca, cognome? Di Maio. Di Maio. Diamo il primo tempo, diciamo, abbastanza equilibrato, però siete stati sfortunati. Morra Danilo sembra davvero inarrestabile, ti fissa un po' distratto, non riesce a contenerlo. Qual è la tua impressione per il primo tempo? Abbiamo sbagliato poco, abbiamo sbagliato, partita equilibrata. Purtroppo sul secondo gol sono uscito in ritardo io, però... Comunque è una partita che possiamo vincere tutte e due squadre. Speriamo. Va benissimo, per il secondo tempo avete qualche nuova idea per portare il punteggio in parità e magari risalire la china? Provare a tirare meno da lontano, più azioni quindi per... Quindi più far girare di più la palla? Sì, sì. Va benissimo, ringraziamo il portierone del Baku e ricordiamo il risultato di 2-1 per l'Atletico Dante, doppietta di Morra Danilo. Chiudiamo il collegamento. Buonasera, da Boateng. Siamo nella partita tra Atletico Dante contro Baku, vittoria per l'Atletico Dante 3-2. Siamo qui con il migliore in campo, Danilo Morra, e con il migliore dei suoi, Cretella. Cretella, per te che sei un difensore, una grandissima doppietta, hai sbloccato la partita, cosa è successo poi? Ci siamo un po' distratti, un paio di disattenzioni difensive, diciamo un po' di sfortuna. Cerchiamo piano piano, stiamo migliorando le nostre prestazioni, ci mancavano un paio di elementi in squadra, però... Ringrazio la squadra per il contributo e cerchiamo di migliorare la prossima partita. Ma come mai questo Baku gioca sempre bene? Poi gli ultimi 5-10 minuti c'è un appannamento che proprio fa perdere le partite. La mancanza di una torre in attacco che diciamo ci fa salire per non prendere contropiedi oppure per tenere un po' la palla in attacco. Questo è tutto. Poi cerchiamo un po' di fortuna perché... Come sta avendo il Napoli in Champions e in campionato, stiamo avendo un po' di sfortuna e cerchiamo di migliorare. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Andiamo con il migliore in campo. Scusa, ti interrompo Salvatore, una domanda anche dallo studio. I Baku ultimamente è un po' sfortunati, lo possiamo dire. Secondo me siete una squadra che meritate una posizione in classifica sicuramente migliore rispetto a quella che avete ora. Ci saranno dei nuovi innesti nelle prossime partite o continuerete a giocare con questa formazione? Cercheremo di trovare una punta oppure che ritorni la nostra punta, perché oggi è stata assente, per cercare di migliorare le nostre prestazioni. Va bene. Vuoi salutare qualcuno? Ringraziare... Saluto la mia fidanzata, dedico questa doppietta alla mia ragazza Maria Rosaria. Okay. E la dedico a tutta la mia squadra. Va bene, complimenti. E complimenti alla squadra che sarà molto sportiva nei confronti dell'arbitro e nei confronti nostri. Va bene. Un in bocca al lupo. Grande gesto di fair play, ciao, questo ciao. È il bello del SK. Complimenti, ripasso la parola all'inviato, Salvatore Cimino. Allora, siamo qui con il migliore in campo, Morra Danilo. Ha fatto una grandissima tripletta e ha portato i tuoi come davvero capitano a una vittoria importantissima. Punteggio pieno. Dobbiamo migliorare le prestazioni. Arriveranno nuovi innesti per le ultime tre partite. Cosa c'è da migliorare? Allora, penso alla difesa. Come mai? No, perché a me non convince. No, Vitano non convince. Troppa ansia, troppe palle perse. Sei un po' troppo leziosi di dietro. Alle volte. Probabile, ma non è solo questo. Si tratta poi di concentrazione, di stare attenti a non perdere palla, di varie cose. Quindi gli innesti ci saranno in difesa e in attacco. In difesa soprattutto. Come mai oggi... il tuo compagno di reparto ha steccato un po' questa partita? E questa non si sa. Gliel'avevo pure detto, perché ha sottovalutato la partita, perché pensava che era facile. Dall'inizio della partita aveva detto che era facile come partita, che erano i tre punti in tasca, invece già si sapeva che non era così.
perché avevano preso tre formazioni importanti, tra Real Pacino, PM e Real Dante, sono tre formazioni importanti. E quindi era forte, era abbastanza forte come squadra. Questo girone hai detto che comunque siete a punteggio pieno. Quindi a questo punto a chi temi di più nel girone come squadra per il primato? Diciamo che sono tre pretendenti fra Real Pacino, PM e Real Dante, penso che più il PM, non lo so, mi preoccupa di più. Ok, domanda dallo però. Studio, dopo diciamo una bruttissima prestazione del Real Dante oggi che esce sconfitta contro gli 80 Casual. Un messaggio avresti, tu comunque spesso hai assistito un po' la partita, cosa hanno sbagliato i tuoi compagni secondo te? Erano convinti di vincere soprattutto e poi sono stati troppo aggressivi, non hanno controllato la partita, è stata l'espulsione del portiere loro. Un po' ingenua, quindi lo possiamo dire. Diciamo hanno perso così la partita, perché comunque come squadra penso che siano superiori all'80 Casual. Tranquillamente. Va bene. Vuoi, non so, Salvatore vuoi fare un'altra domanda? Ah ok. Vabbè, tutti i compagni di squadra, amici. Tranquillamente, tutti e tre gol. Va bene, in bocca al lupo. In bocca al lupo. E una medaglia. Un'altra medaglia. Chiudiamo il collegamento. Un saluto da ciao ragazzi. Salvatore, Max e il Kennedy Stadium.